Ragazzi, questo è un momento che verrà montato nell'anime della scoperta 7. È la mia blind run, che è ancora in corso. Vi faccio una piccola introduzione su quello che sta per succedere e perché. La mia blind run di Elden Ring e in generale questo mio format è un'esperienza diversa rispetto alla first run, prima esperienza videoludica classica di un'opera e di un videogioco. E oh. Perché mi chiudo in una bolla ermetica. Non ne parlo con amici, non ne parlo con colleghi, non connetto nulla del gioco online, non navigo sul web, se non con filtri anti-spoiler estremamente aggressivi. Al punto che un po' stancano gli occhi, infatti spesso navigo con malavoglia, perché è tutto rosso, in quanto metto anche keyword anti-spoiler non troppo legate a Elden Ring. Per esempio, ho messo come keyword anti-spoiler boss, quindi addio, ending, boss, cioè ho messo di tutto, barica, ho messo di tutto. Quindi non mi aspettavo che la blind run sarebbe durata così tanto, è un'esperienza folgorante e commovente, una delle più belle cose che abbia mai vissuto da videogiocatore e vi assicuro una delle più belle cose che abbia mai vissuto da creator, ma c'è una regola fondamentale per me. Sembra strano a dirsi, ma trattandosi di long play non montati in cui c'è una costante, continua rappresentazione documentata dalla mia esperienza blind in questa bolla chiusa, ogni qualvolta c'è la minima influenza esterna, io la racconto. Se c'è una cosa su cui punto in questi contenuti è la limpidezza del documento e della condivisione. Ogni cosa deve essere incredibilmente pura, vera, onesta e sincera, perché poi la rivedrò magari anche io. Saprò che è lì, non può avere neanche la più minima delle macchie. Non esistono non detti, ok? Qualunque cosa accada, sempre. Quindi, ora io toglierò la chat e andrò a controllare una cosa. Potrebbe non essere niente, ma devo registrare. Io non vi leggerò. Anzi, a dire il vero, stavolta farò anche questo. Non deve esistere. Quando monto questa cosa non devo vedere flash, non devo vedere nulla. Zero. Ok? Ok. Vi tolgo e vi spiego camminando. Eccoci. Per chi segue soltanto l'anima della scoperta e magari non ha tempo, modo e occasione di seguirmi su Sutorima, questo è Joel II. Ve l'ho già presentato in alcune introduzioni. È un personaggio con cui seguo la blind run di un caro amico e collega, Sidonia. Lui è completamente blind, io... beh... chi mi segue sa dove sono arrivato. O lo saprà, se non ha le anteprime, come è giusto che sia. Però mi trovo dinanzi alle porte della capitale di Laendal. Oggi, durante la diretta, ci siamo mossi qui al grande vaso guerriero. E nel mentre mostravo ai ragazzi in diretta qualche chicca, qualche gioco, tra cui l'acquisizione di Foschia della Vergine dell'Oscurità, in un personaggio che è puramente mago, e la cosa mi affascina da morire come sperimentazione, questo ragazzo, questo caro amico, mi ha fatto sentire qualcosa in cuffia. Lui si è distratto. Io non ho detto niente. Lui ha detto una cosa, e io sono molto attento a questi dettagli. Ha detto una roba che mi ha fatto venire un brivido. Ha detto, cracra, non esiste altra spiegazione che non sia una qui. Gli è apparso un dialogo sotto, o ha sentito in cuffia, cracra. Cracra, ragazzi.
Snuggly, Pumparum. Io non ho mai trovato niente del genere. La mia blind run mi sta rendendo di un orgoglioso incredibile. Penso di aver completato quasi al 100% tutto quello che esiste nel Elden Ring. La sensazione che mi dà l'esperienza è questa e mi riempie il cuore. Ma magari non è così. La mia morbosi esplorativa è sempre stata estremamente attenta. Ma questo è un luogo segreto. Non è che su uno dei rami c'è un nido. E io non ci ho fatto caso e non mi è mai arrivato il dialogo in cuffia. Quindi, non ho la chat da nessuna parte, non ci sarà neanche nel contenuto, non saprò mai e resterà forse in evidenza su Twitch? Sì, forse se l'evidenza salva la chat permanentemente, un giorno potrò venire qua a vedere. Devo dare un'occhiata, ma da solo. Se c'è o non c'è, non importa. Sempre vai. Grazie, ragazzi. Quindi permettetemi di alzare il volume. Questo è un momento di blind run importante per me. Perché questo è un luogo usa e getta. E tendenzialmente è molto aggressivo e molto stancante, quindi... Ma io mi ricordo di aver fatto un giro qua. In blind run hanno fatto un giro, no? Permettetemi. Perché poi, se ci fosse stato un dialogo, questi cosi non fanno cracra. Ma questi non fanno cracra. Quello è un nido, no? Sono rametti secchi. È un nido. Ma io qua ho esplorato. Oh no? Sì, ho camminato ai bordi. Questo è un ramo un po' strano, in effetti. Mi sta battendo fortissimo il cuore, perché potrebbe apparire un dialogo di colpo. Vi giuro, ho il cuore in gola. Perché in blind run fingo, no? Mi sento un cretino. Sidonia non ha cavalcato qui. Vi giuro, mi sta venendo la tachicardia. Niente, no? Detto cracra, scusa. Perché ha detto cracra? Aveva un corvo in camera? Ma scusate. Un grande. Cosa state facendo? Ma perché? Ma adesso... Ma perché siete... Eroi. No, giocare online qui, effettivamente, anche se non leggo i messaggi a terra, no? Però non è un segreto, ragazzi. Non è un segreto. È evidentemente non un segreto. Però chi ha scritto quel testo è un eroe. Quello è un... Oh, io non ce la faccio più. Basta, posso chiudere, no? Sono troppo teso. Questo è semplicemente uccidersi per... Niente. Con chi crede di stare parlando? Io e il platformer Souls siamo una cosa sola. Ora vorrei vedere la chat. Che cretini. Ok. Ok, il cuore... Io mi ricordo che in blind qua ho esplorato. Ma non posso negare, non posso nascondere, non voglio! Soprattutto... Che io ho sentito quel cracra e ho detto che non è possibile che mi sono perso il personaggio che cambia gli oggetti in Elden Ring, perché io non ho trovato niente del genere. In effetti tradizionalmente dovrebbe poterci essere, solo che non dovrebbe essere così lontano dall'inizio del gioco, credo. Se Sidonia cavalcando, cioè non può aver, non oso immaginare, cioè a livello di game design se c'era qualcosa
qui cavalcando. Lui stava qua, stava scappando. Avrà sentito il verso dei pinguini. Fellow Varnished. Welcome back. Sono Michele, conosciuto anche come Mike of the Desert sul web. E non voglio essere prolisso, anzi, magari accelereremo anche questa parte iniziale del dungeon in cui torneremo nella zona blind. Ma voglio permettermi di darvi un piccolo prologo a questo episodio. Ho il cuore in gola. Sono così felice di essere qui che sarebbe incoerente per me dimostrarlo senza spiegarvi il perché. Sono giorni, tanti giorni che non registro e che non ho possibilità di vivere Elden Ring, ma soprattutto sono giorni negativi, pesanti, con problemi, di quelli veramente poco divertenti che ti influenzano vita, lavoro, salute mentale, fortunatamente non fisica per ora, anche se sono un po' acciaccatino in generale. Oh, ragazzi, sono così felice di potermi immergere qui e di sapere che mi state ascoltando e che ci sarà feedback e che avete adesso la consapevolezza, come promesso, che ho fatto l'episodio 100. È stata una delle esperienze più belle della mia vita da videogiocatore. Spossante, può sembrare strano il definire spossante registrare mentre si parla guardando uno schermo, ma sono state quasi 7 ore consecutive, quindi anche l'attività più passionale dopo 7 ore ti spompa. Specialmente se richiede una certa attività mentale, ma è stata una delle più belle che abbia vissuto. Sono troppo contento. Ho emozione. È bellissimo, è stato bellissimo farlo. Non vedo l'ora a questo punto di sapere se la cosa vi è piaciuta, perché mi piacerebbe rifarla. Magari la facciamo al finale, magari quando intuiamo che effettivamente ci siamo, andiamo a rileggere i nuovi, quelli successivi all'episodio 100 e i dialoghi successivi all'episodio 87. Quindi mi è piaciuto da morire. Ogni cosa che ho detto adesso ce l'ho qui. Tutte le descrizioni che mi hanno suscitato un pensiero, un interesse, una speculazione, un'idea, un concept, no? Tantissime le avevo completamente perdute di memoria. Alcune forse neppur lette in tempo reale perché mi era sfuggito, no? Come è successo con la lacrima del Signore del Sangue. Droppate, stavo mischiando le parole. Donataci e droppataci da Eleonora. E quindi è bellissimo essere qui. Così come penso che vi abbia strappato un sorriso il modo in cui gestisco la Blindern ormai. Per chi non mi conoscesse da anni, per chi mi ha imparato a conoscere in questa serie ed è ancora qui, grazie, in casa, avete visto che su cosa è successo nella recente diretta con il mio amico e collega. Ragazzi, ogni cosa che potrebbe essere un'influenza deve far parte di questo documento, qualunque essa sia, qualunque essa sia. E alla fine non era niente, perché mi ricordavo di aver esplorato, ma non si poteva negare la documentazione e sincerità in quel momento. Non potevo, è stato quando muovevo il personaggio Joel II scattando, è perché ero molto teso che se fosse successo qualcosa sarebbe diventato importante a livello di consapevolezza del gioco e come è questa avvenuta, no? Comunque, questi giorni di mancanza di registrazione, di mancata progressione, mi hanno anche permesso di farmi le fatidiche dormite e docce, quelle in cui rifletti, fai cazzo! Ho avuto un cazzo anche con l'imprecazione. Stavolta non è stata un'interazione esterna. Mi sono reso conto di una cosa che forse i più attenti, non perché siate più smart degli altri ragazzi, mi riferisco a quanti guardano magari la mia faccia in certi momenti rispetto allo schermo. È una scelta che si fa ed è autonoma. Chi mi fissava quando sono stato davanti alla tomba, il sepolcro di Nokron, avrà visto che guardo la tomba, leggo l'interazione, torno indietro. Non mi ricordo, onestamente, non ho voluto adesso con la voglia di registrare tornare a guardare le mie parole, ma non mi è chiaro se ho reso evidente mi ricordo di aver detto: se questa scende, questa che può fare? Non può salire. Può essere raccolta, non lo so. Ma la mia idea era: torniamo indietro a vedere il fratello, non voglio abbandonare l'area qualora al caso ci fosse un dialogo extra post sconfitta di Gargoyle del gemello DD. Non l'ho trovato e lì, non lo so, il mio train of thought, ok, di pensiero, non l'ho pronunciato per niente bene, mi sono. Lasciamo perdere. Aiutami, aiutami, Maika. E mi sono distratto. Lì mi sono distratto e non mi è tornato in mente fino a quando
ho dovuto smettere di registrare con meno quindi impulsi esterni e ho fatto un che figata, adesso siamo nel cazzo. Ok, quindi ci torneremo, ma non subito, io voglio completare tutto il Monte Gelmir prima. L'importante, mettiamolo agli atti, che fortunatamente anche in non tutti i mali vengono per nuocere, la mia pausa sofferta mi ha portato a una oh no, ok. E non ho, nonostante il mio pensarci, avuto modo di capire o immaginare cosa mai possa accadere lì. Perché una cosa è precipitare cioè, volontariamente giù da una cascata, per quanto folle. Lì non c'è niente. Il gargoyle è morto. Non c'è una trappola di teletrasporto perché è all'aperto. L'unica cosa che mi viene in mente è... In Dark Souls 1 si viene portati alla tomba del primo morto ed è un po' una cosa messa lì all'estremo, eh? Cioè non è molto coerente, è semplicemente magia e un gigante scheletro accetta il tuo desiderio di conoscere Nito. Qui potrebbe essere la stessa cosa, veniamo trasportati a qualcosa che non conosciamo in un altro luogo. Mi chiedo perché agire lì per quella tomba che sembra incidentalmente caduta all'interno della piazza dalla cascata superiore. Comunque, bentornati, volevo fare questa chiacchierata. Adesso che ho qui, non voglio che finisca. Ci vorrà molto tempo prima che un videogioco come questo torni. Probabilmente dovrebbe esserne un suo sequel, o speriamo, magari anche con qualche occhiolino alla varietà di contenuto, per quanto diverso, Elder Scrolls 6. Credo che sarà una... Starfield non lo so, teniamolo d'occhio, molto d'occhio. Io adoro lo sci-fi, gusto, lo adoro. Però, vabbè, ragazzi, andiamo! Mi siete mancati. Scusate se sembro mieloso. E sempre lì sul con la lacrimuccia. Ma veramente ho passato brutte giornate. Brutte. Sono... Grazie. Andiamo. È spawnato in maniera molto brutta. Sapete che non è che mi ricordi tantissimo, eh? Forse non conviene neanche accelerare, è una cosa abbastanza immediata. Qui non... Ah, sì, perché... Sì, era abbastanza rischioso questo salto. Via. Poi qua c'erano diverse strade, tra cui quella... Ok, ora ricordo. Ora ricordo. Potremmo metterci al posto di fiamma purificami la difesa magica contro... Era notte l'ultima volta che l'ho fatto, vero? Perché piuttosto che, tra virgolette, sprecare... Qui avevamo dato, vero? Era un vicolo cieco. Mentre qua eravamo stati uccisi. Avevo cercato di fare una cosa... Datemi la libertà. Permettetemi... La stupidaggine scaramantica, stiamo registrando? Sì, ti prego. Non questo, non farmi questo, Mike. Ok. Non preoccupiamocene. Qui in realtà non c'è un passaggio segreto, è solo per non subire danni da caduta. Passo delle mie ci dà totale libertà. Qui c'è una radice mortale. Per Gurrank e la boss fight. Oh. Ancora una volta, eh? Vi va? A me sì. Abbiamo un assassino dei neri coltelli, mi sembrerebbe veramente... Oh, giochiamo! E giochiamo, porca miseria! Giochiamo, su!
90 PA. Evochiamo una cosa. Esploriamo, dannazione. Facciamo qualcosa di bello. Allora, costo PA, vediamo un po'. Qualcosa di forte. Ecco qua. Oplita scudato più 0. Let's go. Divertiamoci un po', cazzarola. Vai, forza. Goditela. Varia. Certo, se è un singolo essere umano, però mi... Vabbè. Facciamo così. Guardate. Yeah! Ok. Sapete di cosa sono contento? L'ho imparato a memoria. Ah no! Perché questo è il boss. Questo è il boss. E l'ho avvelenato. È la versione con la spada rossa. Come mai? Wow. Sentite, ma questi... Ammazza, tante rune. Che bello come si spengono. Allora... Devo rileggere bene la boss fight. Perché... Continuo a pensare che basti poco a volte. Ma... Cioè, dobbiamo seriamente riflettere sul fatto che questo lupo utilizzasse incantesimi cariani, perché avrebbe dovuto utilizzare incantesimi cariani? Non c'è il rischio di arrivare un pochino al discorso Chalice Dungeon, in cui c'era un pochino un'esagerazione, ma giustificata dal fatto che fossero procedurali, no? Perché è sempre piacevole in dungeon come questo magari avere opportunità di ricombattere certe creature in un contesto, in un'arena diverse. Però devi far qualcosa come il drago marcescente, come è successo con, adesso non mi ricordo il suo nome, il drago di Scintipietra, no? Oppure Adula, che comunque era la sua versione potenziata. Vediamo un po'. Per ora l'unica cosa che veramente... Mia... Godfroy. È leggendaria? No. Cineri in cui ancora albergano gli spiriti. Cavalier Limiere. Flo. Ma questi occhi rossi significano qualcosa? Penso di sì. Spirito del Cavalier Limiere noto come il randagio rabbioso. Attacca senza posa, non appena evocato. Flo aveva giurato di servire un unico signore, un vero re. E fu così che non trovò mai padrone. Ma quindi sono semiumani i Cavalieri Limieri? Stavo per dire, spero non ci sia la radice mortale. Scusate se sono noioso in questo momento, ma non mi è piaciuta questa fine di dungeon. Una radice mortale. Allora, dipende. Questa è la... Perdonatemi, sciocco. Tomba dell'eroe di Gelmir. Dobbiamo assolutamente collegare l'eroe di Gelmir come qualcuno che ha lavorato al... collezionare radici mortali o qualcosa del genere, perché non lo so, la radice mortale in uno scrigno è importante come simbolo, significa che è stata raccolta e messa qui, ok? Nulla di superficiale. E il campione, questo eroe, aveva questo lupo messo a difesa dello scrigno. Scemo. Ma allo stesso tempo dobbiamo porci la domanda del perché ci fossero le ceneri di questo Cavalier Limiere, che è un'altra storia. Le tombe degli eroi sono dungeon che mi piacciono un botto per la loro difficoltà e creatività. Però stavolta
Per ora, mi dispiace dopo così tanti giorni con la mia carica essere noioso, ma non mi ha convinto. Devo essere franco. Non mi ha convinto. Ah, giusto. Cazzo. Mi ero dimenticato di lui. Mamma mia. Oh! Con Vallaria 7, Sepolcrale e Lama della Mantide. Poteva dropparla lei, no? La radice. Ok, ok, torniamo a essere emozionati. DD. Spada curva a doppia lama. Ma è una spada curva a doppia lama? Brandita dalle ombre cimiteriali. Custodi delle tombe infestate dagli insetti. Ok, quindi erano custodi. È un'arma sottile e affilata. E consente di sferrare un ampio fendente con... Oh, ha un moveset unico. Oh, welcome back. Allora, adesso lasciamolo fare. Che si fa qui? Fighissimo. È una scala? No. Questa lava dov'è? È solo morte? È solo morte? Non ci si arriva a colpire la base. Non credo sia solo morte. Dovremmo fare un giro là sotto. È un cavaliere limiere questo. Scemo. Ho fatto un errore enorme di schivata. Ma sti set completi che ti tirano addosso in continuazione in late game? Flock. Flo, scusate. Io titubo sempre quando dico late game perché da una parte c'è un forte sentimento che non voglio che lo sia e contemporaneamente so che ci sono due aree dopo la capitale, accidenti. Abbiamo il nord e Castle Sol, no? Cavolo. Quindi e l'interno dell'albero. No? Per forza. Solo che potrebbe non essere una mappa completa, men che mai un dungeon. Potrebbe essere una cosa come il drago di Sekiro, no? Allora. Ora, non devo dimenticarmi, non devo fare gaff. Anzi, potrei fare una cosa. Per non dimenticarmi, non fare gaff. Oh, scusate, ma penso che vi faccia piacere. Abbiamo trovato due set. Allora, una cosa alla volta. Prima andiamo nelle ceneri. Flo. È possibile trovare le ceneri di qualcuno di ancora in vita? No, non può essere. Si possono trovare i puppet. Flo. Però a me, io direi che è lui. E io direi che è lui, ovviamente. Cioè, non... Allora. Abbiamo... Elmo dei Cavalieri un tempo fedeli al pretore Ricard.
Il pennacchio di piume rosse ricorda i nobili natali di Rickard, figlio di Lord Radagon. Ci siamo arrivati per via traverse anche a memoria di quello che ci disse Rogier. Indossato dai cavalieri Limiere. Sono cacciatori esperti che non smarriscono mai la pista. Privi dell'uso del linguaggio, scelgono da soli il proprio padrone. Ma quindi forse Dariwil aveva scelto Ranni. Una volta che la scelta è stata compiuta, un cavaliere resta fedele fino alla morte. Resta fedele fino alla morte. È fighissimo questo elmo. Dico sul serio. Sentite che meraviglia l'ambiente. Allora. Il simbolo di... Reca l'emblema, ormai in disuso, di un lord precipitato dalle vete dell'ambizione degli abissi della più avida depravazione, Rickard. Quando il loro signore perse ogni dignità, i suoi cavalieri restarono senza padrone. Questo è il simbolo di Villa Vulcano prima della caduta a causa della tentazione del serpente, no? Figo. Ammazza che bella che è. Porca miseria. Scusate, bellissima. E interessanti queste descrizioni extra, eh? E i gambali? Non tanto per la descrizione, però tra i più belli del gioco per me. Ammazza che bella armatura, ragazzi. Questa è la sette definitivo per alcune idee. Ok. Dov'è la mia meravigliosa storica pelliccia? Ok. Dicevamo. E così abbiamo trovato la radice mortale. Ma questo episodio potrebbe essere tra i più belli. Radice mortale, Gurrank. Che, prego, deve dirci qualcosa. È un po' che non vado da Selen. Oh, guarda dove siamo. Ok. Resina di radice. Sì, potrebbe essere una buona idea. No, ma questo è il luogo... Questo che luogo è? La prima discesa. Confuso? No, siamo sotto. Però abbiamo già raccolto qua. Mi sono perso. Mi sono ufficialmente perso, non posso far nulla con questo affare, vero? Ah! Ok. Allora, forse qui c'è qualcosa per me. E infatti! C'è qualcosa per me. Ok. Scusatemi. Dispettoso da parte mia. Forse lui l'avrebbe... Ho capito! Avrebbe lanciato la freccia e l'avrebbe alzato se io fossi stato impulsivo e fossi entrato qui. Ah.
mi mancava tanto, tanto, tanto. Oh, salve. Ok, pericoloso. Forse tu mi lascerai la tua arma, vero? Ok. No. È andato. Non ho l'incantesimo di rigenerazione, vero? Però ho cura. Ok. Poco efficace, ma abbiamo cura. Un'aura a 6. Scusate, so che è probabilmente eccessivo. Guarda un po' quante. Questo è 8? 9? Ah no. Però non ha uno... Ah, è spettrale! Ecco perché c'era lo spirito. Stavo dicendo, ma non dovrebbero sviluppare lo spirito le sepolcrali. Wow, ok. Io avevo... Quindi proprio non c'è modo, di stordirvi. Ok. Allora. Dappaggio. Avevamo già letto però qualcosa di simile, no? Veste indossate dai paggi che servono alla nobiltà. Attenti a tenersi lontani dai pericoli. Abbigliamento da viaggio adattato con precisione maniacale per evitare di causare imbarazzi inopportuni al signore del paggio. Ora lui. Giusto, ma no. Vabbè, aggiriamo a sto punto. Mamma mia, anche la barcescenza era entrata. No? Nessuna trappola? No. Sepolcrale, ok. Cappotto aristocratico e girasole aureo. C'è molto oltre alla boss fight qui, eh. Forse un'altra boss fight. Che sarebbe quella in cui pensavo avrei trovato la radice. E invece no. E invece no. Scappano, poverini. È necessario ucciderli. Siamo qui. C'era una parete solida prima. Nella discesa dove c'erano delle macerie simili. Wow. Ci impegna questo posto, eh? Non dobbiamo essere eccessivi. Attenti, sì, eccessivi forse. Era una parete illusoria? O io non ho visto il... Eh no, ah no, forse no, era la via principale, perché tu non puoi...
cioè non potendo scendere, no? Comunque a me mi sconfifferà poco che non si possono distruggere loro, eh. Mi sconfifferà molto poco che non si possono distruggere loro. Non credo che possiamo farle incrociare, ma... Andiamo in cima? Sono morto. No, forse no. Ok. Una semplice chiave, davvero. Oh fuck. Mi dai la possibilità di tornare, io torno. Ci manca roba. Dobbiamo buttarci nella lava sotto, ragazzi. Non c'è solo morte là. Cioè, non può esserci solo morte là. Oltretutto c'è ancora il rumore di quel... di quello scarabeo. Allora, memorizza incantesimo. Al posto di questo ci mettiamo... protezione dalla fiamma. E via. Lo troveremo. Non mollo. Non mollo. Ma posso accelerare. Fino ad ora non ci siamo mai arresi e l'abbiamo sempre scampata. Ce la faremo? Vabbè, si parte in maniera abbastanza naturale dopo un po'. È un innesco di posto. Ok, ragazzi. Acceleriamo. Senza timore. Dobbiamo provare tutte le strade. Compreso poi anche il buttarsi qui, eh. Perché potrebbe esserci un percorso
un percorso. Questa cosa mi ha messo nei guai o sbaglio? Dovremmo buttarci, dovremmo avere il coraggio di buttarci. Ma sembra che quello si debba fare... Ah no, ma magari c'è sempre stato questo, semplicemente non l'avevo notato. Non nego che può essere quello che è successo, eh. Perché avevo la testa nello scendere, ma... Potrebbe anche esserci forse una parete. Niente, questo è un level design per chi vuole avventurarsi nel fuoco, d'accordo. Quindi lo facciamo. Qui niente. Anche perché lei non scende nella lava, no? Qui c'è la boss fight. Potrebbe avere un percorso nascosto la boss fight. Assolutamente. Ma non credo, perché sarebbe un evento senza precedenti. Un evento senza precedenti. Questa è una discesa verso un'arena. Non sto ancora accelerando, lo so. Lo so, lo so, lo so. È che il mio treno di pensieri, appunto, quello che ho cercato di dire prima in maniera goffa. No, 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 no. Allora, nella boss fight che porta alla torre di Rhea Lucaria. E allora, il ritorno all'entrata del dungeon non credo sia il segreto. Mamma mia, quanti corpi ha fatto. Ha creato questo lupo. Perché. E pensavo di essere già uscito dal dungeon per questo minutaggio, ma sapete cosa? C'è ciccia qui. E io non mollo. Non mollo. Qui come ci si comporta se... Allora, il passo del limiere di certo non è level design, ok? Non lo è, cioè non lo è assolutamente. Qua ci devi arrivare dall'alto. E per arrivarci dall'alto devi necessariamente averla distrutta. Ok? Siamo seri, ok? Cioè, devi averla distrutta. Devi averla distrutta. E ora ci buttiamo. Anche se non ho un... Oh, non ho un bel presentimento a riguardo, onestamente. Non percepisco design là sotto, eh. Non sarebbe servito il... Eh? Elden Ring? Va bene. E allora ora si accelera. Andiamo. Ricordavo che fosse su tutta la linea. Ciao 30k. Colpa mia. Potremmo fare un salto dai Masna di ieri, no? Here we go again. Il fatto è che ormai serve così tanto per livellare che... Comunque il mio piano è cercare... Allora... Mike, come mai sei caduto lì?
Oh no, di nuovo. Non devo chiacchierare. Perché? Oh no. Perché ho deciso di fare il percorso intended. Che noi non sappiamo qual è. E poi mi devo buttare là sotto. Devo fare queste due prove. Percorso intended e gettarmi là sotto. Che penso sia comunque mortale. Vero? Vediamo un po' se è mortale. No, non lo è. Oddio! Oddio! Oh, ho capito! Allora, da una parte ho appena capito... Cioè, da una parte della sopra non ci si può andare, perché è parallela... No, adesso... Oddio, forse non vanno distrutti. Ammazza, ma... Io... E quindi qua cosa... Ma secondo voi... Dai, è fatto apposta! C'è lo spazio per il... Dai, da lì ci siamo arrivati. Quello era l'assalto... Oddio! Ma quindi sulla lava non devi... Allora... Ok. E qua arrivi alla boss fight. E poi torni indietro perché non puoi salvarti. Allora faccio... Faccio la... La strada as intended. Vediamo dove ci porta. Prendo i miei masnadieri. Ops. What? Ci facciamo i nostri runici pagamenti. Metto un diamante qua e un segnalino. Deve scomparire. Vabbè. Allora. Il fatto è questo. Siamo lontani dalla superficie. Siamo lontani dalla superficie. Io ho pensato potrebbe essere uno scarabeo fuori dalla tomba, ma guardate quanto siamo scesi. Ah, qui c'è una... Però questo è un canyon. Scusate. Ma no, non è, no, non è così. Non è così, non siamo... Cioè, se la direzione è questa... Ah, è quella del...
fermi. Fermi, no, no, fermi, fermi, fermi. Allora, non mi teletrasporto. Non lascerò questo dungeon con questo dubbio. Non esiste. Ci facciamo tutta la strada. Io mi faccio tutta la strada. Voi guardate. Now she's passed into the lands that lie beyond the Erd Tree. Ah, giusto. Now she's passed into the lands that lie beyond the Erd Tree. Perché sta andando al sacro albero di Michella, ovviamente. Ora lo sappiamo. Ora lo sappiamo. Sta andando al sacro albero di Michella. È la sua lama. Ok. Ok, ragazzi. L'ho fatto. È stato un giro di peppe. Ah, quello è l'oggetto che stava sopra. Comunque, quando raggiungi dal fiume Terme l'alto piano di Altus, è un'immagine con tutti gli standard spiritici. Cioè, porca miseria, che spettacolo. Siete pronti alla verità? Non so quanti abbiano fatto. Ho già sentito un rumore brutto. Potrebbe essere la grazia. Lo sento ancora. Lo sento benissimo. Non mi sono seduto nessuna grazia. Eh no, qua c'è puzza di qualcosa. Io... È sospetto perché... Allora, è sospetto perché è una coincidenza strana. È una coincidenza strana. E l'altezza... E magari, come accade in tanti Souls, due aree fuori mostri respawnano. In un open world potrebbe assolutamente essere lo stesso. Però non è una prova definitiva, io non mi fido. Quindi fatemi vedere se punta a caso si vede il mostriciatto. Se si vede, è fatta. Se non si vede, devo mettere il segnalino. Tu! Sei tu. Sei tu. Ah, ma il percorso base... È quello in cui ti butti dove sono morto prima, entri al centro, giri finestra, boom, e scendi sul coso. Fatto. Paura mi sono preso, mi ero dimenticato di... Fatto. Ragazzi. Dai. Sub fist, proprio. Pum, perché questa è stata smart, mi è piaciuta. Allora, voi mi dovete 30k. Gurrank. Paura che fa questo personaggio. Sono uscito, eh? Sono uscito. E non ci ho messo un segnalino. Se c'è qualcosa... That's on me. Colpa mia. Mi sono fatto ingannare dalla mia idea di esplorazione e prova del 9. Ma... Queste descrizioni le perdi una volta che doni questi oggetti. Ecco perché servirebbe un glossario. La notte del bieco complotto, la runa della morte trafugata causò la prima dipartita tra semidei. In seguito, si sparse per l'interregno attraverso l'apparato radicale della grande albero, madre, emergendo alla luce sotto forma di radici mortali. Dai. 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 My thanks. Tarnished. Death. My sin should not be touched by the hand of man. I shall grant thee my claws. Feed me. Ah, okay. More.
yours. Feed me more. Diventare uno spettro? Uno spirito? Cenere, non credo. Tredici solo. Guardate quanto è bassa. 15. Pietra di Gurrank. Sommo incantesimo insegnato da Gurrank. Scaraventa un macino davanti all'esecutore. In un lontano passato era una belva feroce al punto da meritare l'appellativo di morte dei semidei. In un lontano passato, in cui comunque la morte esisteva per i semidei. Il mio peccato. Ok. Ok. Dai. Soddisfatti. Soddisfatti. Vado a prendere le mie rune. E non chiudiamo l'episodio. E questo? L'abbiamo preso l'altra volta. Vieni qua. Ma è un episodio pieno di sorprese questo. Ok. 9. Ragazzi, capite quanto bisogna esplorare bene per fare le cose al top? Bene. Comunque, se si uccidono tutti o quasi, fai più di 10k a giro, eh? Questa cosa è figa. Molto figa. Let's go. Quanto è soddisfacente fare il backstab a questi poracci. È terribile. Abbiamo... Oh! Ah, ma la programmazione decide quando darmi qualcosa. Quando parlo. Scopro... Cioè, quando parlo scopro le cose. Perché stavo dicendo... Mi sembra di aver droppato tutto il set... Ma lo shuttle mai? Non credo che dica chissà cosa, eh? Però lo shuttle mai, direi. ...29... Corazza, ne abbiamo 10 ormai. 30 arcano, eh? Ah, speravo di andare alle spalle. Oddio. Dai, non è esattamente lo stesso valore che avevo, ma diciamo che possiamo accontentarci, no? Specialmente se faccio un backstab a questo gioiellino. Beh, bello, Mike. Complimenti. Un roll da maestro. Molto bene. Ora andiamo al bacino della grande cascata. Dirupo sull'acquedotto. Perché dirupo sull'acquedotto, ragazzi? Credo che qualunque videogiocatore con una certa ossessione per l'ordine mentale capirà immediatamente il motivo essere questo. Volete veramente avere sulla mappa di gioco le rune sulla bussola costanti tutto il tempo mentre giriamo per altre mappe finché non si muore? No. No, io non lo vorrei. Grazie. E ora? Le pause in un gameplay a volte sono preziose quanto rivedere un lavoro, un montaggio, un'opera, una composizione il giorno successivo. Sono pronto. E torno al batticuore. Voglio che finisca. E quindi? La corrente non potrà mai spostare questa roccia.
Sono stati così chiari? Non l'avrei mai detto. Ora arriva da sotto la nostra, no? Ah no, la nostra è quella distrutta. Che begli occhi. No. No, non posso credere che stavo perdendo questo. Io mi aspettavo. E grazie al fatto che abbiamo già raggiunto Altus abbiamo la mappa visibile, quindi sappiamo dove siamo. Sappiamo che le radici sono quelle davvero del grande albero. Sono anche un po' dorate, vedete.